Bene, carissimi amici, siamo qui al Bar Bristol dei fratelli Pasquinelli di Grosseto. Oggi è una giornata particolare perché fra due giorni il nostro Matias Vegnaduzzo tornerà in Argentina e siamo qui per consegnargli ufficialmente il premio bianco-rosso dell'anno. Benvenuto Matias, sei pronto? Sì, grazie mille del premio. Volevo ringraziare prima di tutto la famiglia, mia moglie, le bimbe, i miei compagni che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo premio, ai presidenti, alla famiglia Ceri che mi ha dato la possibilità di giocare qua a Grosseto, e a voi per il lavoro che fate e ai tifosi che sono i grandi proprio. Senti, già che ci siamo facciamo una chiacchierata prima di consegnarti ufficialmente il premio. Hai avuto una carriera lunga, anche importante, piazze calde come per esempio Ascoli su tutte. Ultimamente, prima di venire al Grosseto, hai provato anche la possibilità di lavorare con l'ex presidente biancorosso Camilli e adesso Grosseto. Credi che rimpiangerai la tua esperienza in biancorosso? Magari avrebbe potuto essere una tappa da fare in precedenza. Infatti, cioè, nello personale penso che uno è contento, però io sono arrivato qua non con lo personale, con l'obiettivo di vincere qualcosa per questa città, per i tifosi, e quindi mi vado un po' amareggiato di non aver, io e i miei compagni sicuramente uguali a me, di non aver arrivato all'obiettivo che volevamo tutti da quando abbiamo cominciato a luglio. Però va bene, il calcio è questo, uno deve pensare sempre avanti, ormai è finita, non possiamo fare più niente. Speriamo che Grosseto vada dove deve andare proprio. E dove deve andare? Salire di categoria con questa città, questi tifosi, questo stadio, non è per, cioè, è un peccato che sia una categoria bassa, da eccellenza. È una categoria difficile, però Grosseto merita di più secondo me. Senti, hai trovato un ambiente, credo, come pochi ce ne sono in giro in Italia, una città che lascia vivere, che vuole bene i propri calciatori, la tua famiglia si sentiva come a casa, e credo che non siano parole dette tanto per dire, insomma. No, veramente no, cioè, quando uno sta con la famiglia e vedi che le bimbe sono contente, che la moglie è tranquilla, uno sicuramente è tranquillo se 100%, quindi siamo stati alla grande. E cosa succederà per Vegnaduzzo il prossimo anno? Cosa ti aspetti? Magari una possibilità di venire riconfermato a Grosseto, se ci fosse la possibilità? Guarda, io quello che vedrà, io la disponibilità lo sanno che c'è sicuramente, però dopo dipende del progetto e dei presidenti. Io ormai lo che dovevo fare l'ho fatto sul campo, ho dimostrato che di giocare, di fare gol, quindi dopo non è, io voglio giocare ancora, quindi devo vedere. Intanto parto lunedì con la famiglia e stare tutti insieme in Argentina. Bene. Non hai tanta voglia di chiacchierare, non sei uno di tante parole. Ti conosco ormai. Con gli amici, con i compagni? Sì, con gli amici, certo. Quello sicuro. Certo. Sono un po' riservato. Sì. Va bene, dai. Allora, facciamo vedere alla telecamera, magari uno zoom. Io ti consegno ufficialmente, a nome di Grosseto Sport, ma di tutta la stampa grossetana, questo premio che è il primo assegnato, è praticamente il bianco-rosso dell'anno per Matias Vegnaduzzo. Hai vinto proprio per dispersione rispetto al secondo, che ricordiamo è stato il tuo compagno, il centrocampista goleador Matteo Berretti, e poi Andrea Ciolli, il capitano. Va benissimo, grazie mille, grazie di questo premio, ringrazio a tutti, vi abbraccio.